Gira a sinistra e poi di nuovo a sinistra. Sei finalmente giunta alla tua destinazione, Tenet. Sapevo che la logica avrebbe dato i suoi frutti. Oltre questa porta c'è un mondo di logica. Ah, bene. E oltre quest'altra c'è un mondo di gioia ed emozione. Scegli con cautela, perché una volta entrato in una porta non potrai mai più entrare nell'altra. Allora scelgo questa. Ma l'uscita è nell'altra. Se vuoi veramente le stelle d'acqua, dovrai entrare in quella stanza e rinunciare alle tue emozioni per sempre. È una cosa crudele! La scelta è tua, Tecna. Guarda nello specchio, Stella. Ehi, niente male. Potrei aggiustarmi il sopracciglio, usare qualche fondo tinta, ma sono stata molto cupa. Ora guarda nell'altra. Ma cosa è successo al mio viso? Quella porta ti condurrà all'uscita, ma una volta attraversata non rivedrò mai più il tuo viso. Sbaglierà per sempre. Vorrà dire che sarà così. È il prezzo da pagare per ottenere le stelle d'acqua. Beh, non penso che ci sia altra scelta allora. Mi mancherai tantissimo, mia cara. Non sai quanto. Musa, qui il tempo lì è su se stesso. Ogni cosa che si scrive esiste ancora qui. Mamma! Ciao, Musa. Sei davvero tu? Sì, sei cresciuta meravigliosamente, tesoro. Grazie, è bello vederti. È un'illusione? No, lei è vero tua madre. Senti, potrei abbracciarla e ascoltarla. Ma ci darai lo stesso le stelle d'acqua? L'uscita è l'altra porta. Stella e Tecna sono già uscite. Quindi se ho capito bene, se entro di là otterremo le stelle d'acqua? Sì, sì. Ah, mamma! Sì, figlio mio. Non puoi immaginarti quanto vorrei abbracciarti, quanto vorrei stringermi nelle tue braccia. Il desiderio di sentirti cantare di nuovo. Ma il mondo e le mie amiche sono un po' di cose del chiedersi di andare con te. Addio, mamma. Musa, aspetta. Sì. Sono orgogliosa di te, tesoro. Grazie.